Domina Golf del Giro in Tour, arriva per la sua seconda tappa italiana al Golf Le Pavoniere. Siamo in Toscana, è un gradito ritorno con noi il direttore Nicolò Cateni. Direi tante le novità a distanza di un anno. Intanto i kart che sono stati tutti super attrezzati ormai. Sì, abbiamo attrezzato con Tag Marshall, che è una nuova tecnologia che consente di verificare attraverso il GPS dove sono i kart, quindi accelera il gioco e anche il turista sa che una struttura che è attrezzata con Tag Marshall gli dà una garanzia di fluidità di gioco e di velocità. I soci sono aumentati, insomma direi che il Golf Le Pavoniere resta un pochino al livello alto del golf italiano e soprattutto a livello di crescita. E la nuova ristorazione che è di alta qualità, però ha sempre un rapporto qualità-prezzo che è legato a un club di soci, quindi abbiamo 600 soci, in aumento anche i neofiti e siamo contenti. Sì. Noi adesso andiamo a vedere che cosa succede in campo a proposito di eccellenze. Cercheremo di scoprire chi sono le eccellenze oggi in campo, perché i vincitori, come ben sai, delle tre categorie netto e il primo lordo saranno ospiti a fine novembre al Domino Coral Bay di Sharm el Sheikh per il grande The Invitation, l'evento conclusivo del nostro circuito di 20 tappe. Andiamo insieme a vedere cosa combinano? Sì. Dai, poi le premiazioni, dopo. Vai, domina! 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 Benissimo, vi voglio bene. Bene. Anche noi. Ciao. Chi ben inizia? Speriamo ben finisca. Quanto vale la finale Domina Sharm el Sheikh? È bellissima. Una cosa meravigliosa, meravigliosa. Cioè si è coccolati, ci si diverte, non c'è niente da cui pensare, si sta benissimo, si gioca, si sta tra amici, no? Una cosa, assolutamente un'esperienza da fare. La finale Domina Sharm el Sheikh è importantissima perché Domina ti regala un piccolo sogno. E il golf è la nostra passione, per cui un'esperienza del genere, in una settimana di sole, mare e golf, penso sia unica per noi e per tantissime persone. Complimenti a voi, a tutta l'organizzazione, perché rendete un servizio immenso al golf italiano.